pizze della Guardia di Finanza contro il deposito, il trasporto illegale di carburante, sequestri a Porto Empedocle, tra magazzino, autobotte e 20.000 litri di gasolio. A Porto Empedocle, la Guardia di Finanza. Quando le fiamme gialle si sono imbattute in un'autobotte di benzina, si sono infuocate di sospetti. Paletta rossa e stop. Cosa trasporti? Gasolio. Da dove sei partito o dove sei diretto? In un deposito. Favorisca i documenti. Poi l'epilogo, altrettanto infuocato. Autobotte, deposito e 20.000 litri di gasolio sequestrati. Il conducente del mezzo e il titolare del magazzino denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento. E perché? Perché il trasporto dei 20.000 litri di carburante non è stato autorizzato. E poi? Poi anche il deposito è senza autorizzazioni. Addirittura, sì, anzi, tra i documenti non vi è nemmeno il certificato prevenzione incendi. Già, e dunque? Dunque non è stato verificato quali misure antincendio sono state adottate. Quindi a rischio di case e persone che a Porto Empedocle abitano nella stessa zona del deposito di 13.000 metri cubi di capacità. Quasi come se si vivesse a fianco di una mina esplosiva. Ma guarda un po', ma perché tutto ciò? Ma perché quando deposito e trasporto sono clandestini si risparmia sulle tasse? Sì, perché, ad esempio, il trasportatore, che è ritenuto il proprietario del prodotto, non paga la CISA e non paga, di conseguenza, anche l'IVA che grava sullo stesso prodotto. La Guardia di Finanza agrigentina, capitanata dal tenente colonnello Vincenzo Raffo, ha intensificato i controlli nel settore petrolifero contro l'evasione fiscale e, soprattutto, a garanzia della sicurezza pubblica.